Ciao, partiamo subito dallo scribanello. Il pittore di queste due bellissime tempere raffiguranti giovani donne è Giovanni Caldana, un pittore di Vicenza. Siamo nella prima metà del XX secolo, sono molto belle. Nessuno di voi ha indovinato Giovanni Caldana di Vicenza. Dopodiché andiamo subito a un altro scribanello. Per la prima volta vi presento un mobile, una bellissima console. E di questo mobile, per indovinare lo scribanello e per avere il premio da 30 euro, mi dovete indovinare tre cose: il nome del marmo, facile, il nome dello stile, abbastanza facile direi anche questo, uno stile molto 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 identificativo di una determinata, di un determinato periodo storico, e poi mi dovete indovinare l'epoca. Ovviamente lo stile e l'epoca non sempre coincidono. Per l'epoca vi faccio notare questi punti qui e soprattutto qua, lo spessore della impiallacciatura ci può dare delle indicazioni sull'epoca, così come il retro del mobile. Quindi voglio sapere il nome del marmo, il nome dello stile e l'epoca. Il mobile non ve lo posso vendere perché è già venduto, abbiamo venduto qualche giorno fa a un antiquario. E queste sono, vi presento alcune cose che abbiamo comprato. Qui c'è una bellissima scultura in bronzo raffigurante Sileno, uno dei ritrovamenti importanti dell'Ottocento di Pompei. A Pompei, nella seconda metà dell'Ottocento, c'è stata un'intensificazione degli scavi archeologici. Sono stati trovati molte, molte sculture in bronzo, molte delle quali stanno nel Museo Archeologico di Napoli, che a mio parere è il museo archeologico più bello al mondo, che vi consiglio di vederlo se non l'avete già visto, a prescindere dalla città dove voi vi trovate. Questo è uno, quindi, diciamo, un rifacimento di uno dei ritrovamenti, e raffigura un Sileno nell'atto di scagliare un serpente a terra, sta lottando col serpente. È fatto in modo, probabilmente si pensa, che sostenesse qualche vaso, magari un vaso in terracotta o un vaso anch'esso in bronzo, comunque che non è mai stato trovato. Questo è fatto tra i fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Molto spesso questi bronzi si trovano all'estero perché venivano venduti ai turisti. Questo però l'abbiamo trovato in una casa a Roma, molto bello. La valutazione di questi rifacimenti dei bronzi pompeiani si basa molto sulla qualità della scultura e sulle dimensioni, che sono importanti ovviamente, e anche sulla capacità di riprodurre fedelmente i dettagli. Molti di questi bronzi sono tratti da calchi direttamente dagli originali, altri sono tratti da calchi fatti successivamente ad altri bronzi, copie quindi dall'antico. Quindi abbiamo comprato anche queste tre porcellane. Siamo sempre in Cina, siamo sempre nel periodo Repubblica 1920, intatte, molto belle. Non sono firmate, però sono molto belle. Queste sono praticamente, probabilmente, versi di poesie, e qui c'è la rappresentazione, probabilmente, della poesia scritta sul retro. Ricordatevi sempre che se avete delle porcellane cinesi da vendere, questo è il momento per venderle, perché sono, a mio avviso, questo lo dico già da anni, assolutamente sopravvalutate rispetto al loro reale valore artistico. Questo perché i cinesi se le comprano. Vediamo quindi. Cos'altro abbiamo comprato? Una bellissima scultura, veramente di altissima qualità scultorea, raffigurante una giovane combattente. È un frammento, mancano le braccia, mancano le gambe. Siamo nell'Ottocento, nei primi dell'Ottocento, nella fine del Settecento, il periodo neoclassico. E questo buchino qui, dov'è? Questo qua ci dice che probabilmente era montato su qualcosa. Secondo me, questo è un frammento di un bronzo più grande, di un complesso magari molto più grande, montato probabilmente su un orologio. Chissà che bello orologio che doveva essere, chissà per quale ragione l'orologio è andato perso. Il frammento è stato giustamente montato su una base
in marmo, che non vi dico che marmo è perché è lo stesso della console e quindi vi aiuterei per lo scribanello. Qui abbiamo una porcellanina, una porcellana raffigurante un Buddha davanti alla giara. Ecco, vi voglio far vedere una cosa che non bisogna mai fare. Addirittura per fare l'adattamento, per assecondare, diciamo, il passaggio del filo all'interno della porcellana, del filo elettrico, cosa hanno pensato di fare? Di rompere la porcellana. Addirittura il solco l'hanno fatto sul marchio della porcellana, che ancora si intravede, il marchio di Chantilly. Quindi siamo in Francia, una porcellana molto bella, di grande qualità, ispirata ovviamente, come molte delle porcellane francesi dell'epoca, a un soggetto orientale. E poi abbiamo altri, qui siamo di nuovo nel napoletano, sono sempre due vasi di gusto pompeiano, montati su vasi in marmo, molto carini. Poi abbiamo altri oggettini, abbiamo dei portapiatto cinesi, un porta bonsai, un tavolino di forma quadrangolare, siamo nei primi del Novecento, intarsiato in madreperla, dove probabilmente veniva appoggiato un vaso per bonsai. Altri oggettini, questo è un bicchiere da quiche, questo è un bicchiere del vino usato il venerdì per una festività ebraica, molto carino. È in argento inglese, l'argento inglese, ricordiamoci, che in genere si trovano quattro punzoni. Il punzone del leone rampante ci dice che siamo quindi in Inghilterra, che è un pezzo di argento inglese. Poi c'è in genere il punzone del maker, quindi il laboratorio dove è stata eseguita questa opera. Dopodiché gli altri due punzoni ci indicano la città, che in questo caso è un puma, quindi siamo nella città di Londra, e la lettera che indica l'anno di esecuzione. Quindi l'argenteria inglese generalmente, se i punzoni non sono troppo rovinati, ci permette addirittura di risalire l'anno. Qui mi sembra che siamo nel 1901, 1902, roba del genere. Quindi abbiamo toccato, vi faccio vedere un altro mobiletto carino che abbiamo comprato. Non è antico, però è un mobile, diciamo, generalmente richiesto perché è di piccole dimensioni. È un settimino, quindi è un mobile a sette cassetti. Lo stile è Luigi XVI, però siamo abbondantemente nella seconda metà del XX secolo. Ce lo dicono tanti fattori, tra cui le guide laterali. Quando vedete queste guide laterali sui vostri mobili, al 100% siamo abbondantemente nel Novecento, perché è un'invenzione novecentesca, così come anche la presenza di compensato sul retro. Il mobile comunque è molto carino, non è un mobile d'antiquariato, ma io compro anche mobili usati quando sono carini, di gusto e vendibili. Questo sappiamo, questa tipologia è una del piccolo settimino, è una tipologia molto vendibile. Quindi vi saluto, il mese di novembre è finito, devo dire che è stato un mese molto molto tranquillo rispetto al solito. In genere il mese di novembre è un mese molto movimentato. Ritengo che ci sia in atto un rallentamento generale dell'economia. Noi siamo i primi a sentirlo, poi negli estratti contro trimestrali delle varie aziende che saranno pubblicati i primi di gennaio, vedrete che l'ultimo trimestre del 2024 è stato senz'altro un trimestre di grosso rallentamento dell'economia. Tutto qua, quindi vi ricordiamo lo scribanello, studiate, lavorateci sopra, in palio c'è sempre il premio da 30 euro. Grazie sempre per seguirmi. Un saluto da Gianluca e Marco. Ciao. Oh, salve. Allora, questi devo mandare le foto. Abbiamo provato a incollare, ecco, e Oddio. non è fatto, glielo volevo dire, l'ho provato a incollare ieri, dopo Certo, tanto sì, tempo di ok, non riposo c'è si sono problema. sganciati dalle basi, tutte e due, attenzione, Sì. rimani, Non che credo. poi è una resina Allora, sono imponente. cose che volevate vendere o fare semplicemente avere un'idea di No, no, quello che. vendere. Potremmo anche venderle perché sono conservate appunto da tanto tempo, Beh, sono inutilmente anche non esposte, è un impolverate peccato. perché La teniamo. base, provo a prenderla io così magari non si sporca. Ok. Allora, sono in bronzo e in marmo, sono cose di gusto classico Classico, greco-romano, fatte nella fine dell'Ottocento. Più o meno quanto avete intenzione di realizzare per queste? eh. Ci affidiamo alla tua.
Allora, sono cose che io posso vendere in coppia sui... Speriamo che questa Belli, guarda, tresima così si vedono meglio. prenda un buon... Questa è caduta proprio, vero? Storta. Veramente non lo so perché è una cosa conservata da molto tempo, infatti non si è caduta addirittura prima. Guardi, penso che con questo difetto, che è molto molto evidente, il massimo che si possono vendere è 150 euro, quindi io le posso pagare 75 euro, diciamo. Dica lei. La coppia. Che questo non è facile da aggiustare. Una è storta, capito? Non è, mi rendo conto che non è una grossa offerta, Sono però. tutta una serie di Sì. Questi non piatti. sono antichi, sono cose della metà del XX secolo, però non sono richieste dal mercato antiquario oggi come Basta che vederle poi tutte una a una, posso anche se non le cose non sono tutte molto molto recenti. sono interessanti. Sono primi, No, cioè mettono recente ne forse. stanno uscendo tonnellate di queste cose del Novecento dalle case. Da una parte tutti le vogliono vendere, ma dall'altra poi nessuno le vuole comprare, quindi non Questa hanno un penso già. valore. Queste sono cose che questo è. Ah no, sì, questo è Abbiamo portato qui. per fargli vedere se le può interessare. Che cos'è? Sai, un La originale pubblicità della del. Sì. 500. C'è lo spartito dentro, è una cosa molto particolare, originale. C'è la data dietro pure di pubblicazione, Quant'è la vostra richiesta 1925. economica? E questo ce l'hanno valutato bene anni fa, però sinceramente Questo adesso è solo la non copia, poi c'ho il saprei. quadro a casa. Ok. Il quadro è a casa, Questo non so se le questa è può solo la Devo, senz'altro devo certificata. vedere il quadro. È uguale. Sì, Cioè, no, questo questa è una è il copia certificato esatta. autentico, È diciamo, l'autentica. Sì, della di Fioroni. autenticità. Qual è la vostra richiesta? Guardi, io questo quando l'ho comprato qualche anno fa, più di qualche anno fa, l'ho pagato 700 euro. Questo c'è un Ma valore. l'originale è un olio su tela o una tempera No, su no, carta? No, è una tempera tempera con una sorta di collage. sì, credo ci E quanto sia è pure grande? scritto. È un quadruccio così, più Guarda, è o quasi meno uguale a poco quello. più grande di questo, insomma. Un secondo solo, eh. Sì, poco più grande. Intanto, Marco, intanto se vuole può tirare fuori anche le cose che vuole vendere, Giuseppe. Ok. Queste Perché poi nel sono caso le fosse cose cineserie, interessato. diciamo, che Ok. sposo la parola Qua sopra c'è istituto qualcosa? Ok, commercio est. E ci sono, boh, non lo so cosa ci fosse vediamo. La esattamente, però. posso aiutare a cercare? Certo, assolutamente. Ho fatto un po' di foto, le faccio vedere perché non ho portato niente. Noi ci teniamo questi. Ci teniamo questi. Questo è un pezzo che mi piace tanto, però io non ci capisco nulla, ma è un pezzo che mi piace tanto. Questo qua. Forse perché mi sembra molto, molto romano, insomma, mi sono molto legato alle Questo romano? No, questa è una cosa No! orientale. Sì, esatto, Ah, lui lavorava nel commercio estero, dicevo, viaggiando, poi ah, ok, comprava no, no, ho nei capito. mercatini, nelle cose, cioè, una buona cultura, quindi si intendeva queste cose. Questi no, questi sono sempre, credo, cose orientali, immagini, però sono portapiatti, niente di che, insomma. I piatti ce l'ha per caso? Che portavano No, questi? ci Ah, sono piatti cinesi, ci sono dei tipo piatti cinesi? cinesi, Quelli là bianchi. tipo. Questi.
rosso e rosso scuro, bello. A me piace non per la fantasia. Vediamo. Ecco, questo. Ok, questi no, non, purtroppo sono fatti sempre in Inghilterra, Ah, ok, ispirati all'arte cinese, però sì. E allora, sono tutte questi cose sono legati a europee. tutte No, inglese no, perché le cose inglesi sono non sono molto richieste al momento, sono state tanto richieste. Allora, questo lo possiamo mettere qua. Esatto, io sinceramente non ricordo se sono chiamato questo, forse Allora, c'è uno tutte di queste cose questi. cinesi che abbiamo tirato fuori non sono cose di valore antiquariale. Forse questo sì, secondo me. Allora, secondo me questa è una cosa antica, ma è di bassa, assolutamente bassissima qualità. Quindi non è un oggetto a cui attribuisco. Cosa potrebbe È essere? un frammento di una lastra in marmo sulla quale è stata scolpita una. Sì, adesso. Non so dirle se questa era una divinità, però sembra una divinità in realtà, da come fa. Potrebbe anche essere sud-est asiatico, non è detto che sia proprio Cina. Però non c'è qualità scultorea, capito? Questa almeno è la mia opinione. Questa qui è una cosa fatta nel periodo Repubblica, primi Novecento, però è di bassissima qualità, ne abbiamo tante e non riusciamo a venderle. Quindi, cioè. Ovviamente le cose Se cinesi non è valgono perché non solo se sono sono antiche, ma anche se sono di qualità. Qui siamo abbondantemente nel Novecento, quindi non è una cosa di antiquariato, è una cosa cloisonné in stile. Oddio, questa è anch'essa del Novecento, è una cosa che pagherei 25 euro, così. Vuole che vediamo qualcos'altro? sì, possiamo stare negli argenti. Io ho Sì. questa posateria, ma c'è anche dell'argento. Il lato è quello che si solleva. Grazie. Okay. E vanno aperti perché questo qui è argento per 800 questo. Ok. Quindi a squaglio, diciamo. Un Allora, po' di l'argento peso. quando non è di interesse artistico ha il valore dello squaglio. Ci Non sono sono cose che hanno un argentini. valore Anche artistico ho perso queste. il manico. Eccolo qua. Il manichino. Vabbè, lei lo prende? Invece qui ci sono degli argenti, secondo me interessanti, a me Vediamo. piacciono molto. E sono sterling questi. Allora, qui non butto giù niente, facciamo così, così Sì, faccio spazio. le apriamo dritte via. Sono sterling, sono completi, credo, perché ci sono questi che sono la secchiera, la secchiera e la schiera. E sono le prime anni 20, giusto? Più o Sì. meno. No, questi sono Quindi fine questi. Ottocento. Ah, fino a 300. Io pensavo. Vabbè, a Beh, oddio, non cambia nulla. cavallo. Non sono cose di collezionismo, sono cose che vanno a peso Però sempre. stanno appeso. Questo. E questi sono pure. È pure completo. Sono due caffettiere. È più grande. Sì, se non c'ha valore Praticamente forse pesa un conviene venderlo chilo. a peso, no? Sì, vediamo Sapere se c'è qualcosa valore. che vale, che ha valore antiquariale. Sono bellissime perché stanno intatte. Vediamo l'ultima. Ecco, la zuccheriera dovrebbe essere questa. Credo sui video rende bene, Eh? dico sui video rende bene. Ah, lei vede, ha visto i miei video? Siamo fidati, Noi come andiamo a dire, simpatia. della. Quindi è un complimento, perché l'altra era l'idea appunto che trasmette di Sì, piuttosto che competenza, c'è andare anche la random, no? simpatia. Anche perché diciamo che queste sono cose che più o meno
non c'è rimasta tanta gente che le acquista perché è un mercato molto molto sicuro. Io le darei per tutta la vita, però. È proprio passato, vedi, un servizio così, questi in Inghilterra, questi noi li compravamo in Inghilterra negli anni 90, un servizio così lo potevo pagare anche 700-800 mila lire e qui appena arrivato vendere al doppio, immediatamente, perché? Perché c'erano tante persone che venivano qua il sabato mattina, a domenica mattina, noi eravamo aperti tutti, 7 giorni su 7, e se le compravano se le mettevano in salone. Oggigiorno non c'è neanche una persona in tutta Italia che se lo vuole mettere dentro al salone questo. Io le ho tenute nascoste. No, cioè, beh, solo perché è così. Diciamo le cose d'arte moderna vanno. Cioè, l'attenzione si è spostata tutta sull'arte moderna. Cioè, quel quadretto che lei mi ha dato, capace che quando viene qua le offro, non so, 500, 800, 700, adesso lo devo vedere per vedere anche se mi piace o no. È quello, che... guarda, è esattamente quello. Io ce l'ho appeso a me, però... vogliamo reimballare delle cose, vabbè, no, però... perché le deve vedere. Questi erano questi... Devo vedere se c'è qualcosa che vale più del peso. E quella sì. Sono due la coppia e sono proprio questa... particolare questo, ma queste non sono cose che si compra nessuno, no, no, se, cioè l'argento che va è quello che so del 700, no, del 600, sono, no, queste non sono cose che si compra nessuno, cosa, come si chiamano? Sono questi particolari messicani, vediamo, in argento e sono anche sono tre dimensioni diverse. E poi vabbè, questo è, l'abbiamo aperto? Sì, aggiungetto. E quindi poi 75 per i due vasi se li vuole vendere. E ci sono delle cose. Senta, questi sono due vassoi siciliani. Aspetta, vediamo un attimo, perché sono cose anche miste. Questi sono anche piccolini. Posso aprirlo io? Ma questo purtroppo con la tartaruga non si può vendere. Non si può vendere più. Una follia però. Una volta li vendevano, ma... Tutto ciò, tartaruga, elefante, non si possono, noi non le possiamo comprare e voi non le potete vendere. Addirittura, non lo sapevo. Sì, 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 sì. Cioè, una cosa che esiste, esiste, che la mandiamo in un... E lei lo dovrebbe dire al legislatore che si è inventato che le tartarughe si difendono proibendo il commercio delle cose antiche. Io sono d'accordo con lei, però io purtroppo non decido, io sono un commerciante. Nel senso che io se potessi rimettere in vita, ma mi pare che c'era questo qua. Sono leggi che fanno senza neanche bene sapere cosa vuol dire. Anche questo è, sì, ma siamo tutti per la difesa delle tartarughe, ma queste le hanno ammazzate 150 anni fa. Degli oggetti particolari, puoi vedere, le ho mandate in foto, credo. Sono carine quelle. Sono molto belle queste. Non so adesso, però sono belle. Sono due? Sarà Liberty pure questo, immagino. Periodo. Questi disegni, no? Non lo so, non però... Non è che io ci capisca, eh. Sono sempre... Perché ho delle cognizioni molto lontane da architetto, quindi molto beh, lontane. Se è architetto non sono poi così lontane. Beh, abbastanza. Cioè io... Vediamo questo qui. Ma la valutazione dell'argento va... è diversa tra lo sterling e l'800. Allora, l'800 vale un po' di meno, lo sterling un pochino di più, ma noi li vendiamo come oggetti, non come peso, quindi cioè nel momento in cui io peso questo qua, le peso tutto il manico, così, quindi io valuto l'oggetto. Magari chi le fa la valutazione dell'argento le fa la valutazione calcolando anche lo sterling, che è il 925, però le stacca questo. Quindi adesso non so, magari le danno pure 20 euro di più, ma non lo so, però è un lavoro molto diverso.
andremo a vedere poi le altre cose. No, queste non sono cose che hanno nessun tipo di valore. No, no, neanche a squaglio, perché non è argento questo. Non mi interessa proprio, no. 10 euro no. Se mi vuoi lasciare 10 euro tornare a casa con tutta sta roba proprio 20 euro quello che, è. Che sono cose di mia nonna che lasciate, sono cose antiche che non sappiamo più dove tenere, peraltro. Allora, quindi, vediamo questo, è qualcosa che abbiamo riportato a casa, allora mi dica intanto quello che vuole senz'altro vendere, così lo togliamo. Allora, iniziamo a mettere. Questo è abbastanza. Questo chi è? Io non riesco a capire. Però è recente. A me piace molto, ma mio figlio ha sempre avuto paura. Non lo posso esporre perché gli fa effetto. Questa cosa del rosso sangue. Qua è la pittura. Qualcuno che si è sbizzarrito nella pittura. È carino, una cornice decente, forse più moderna. Ma non è firmato. Secondo me è recente. Le spiego, la riopittura a valore si è fatta tra il 1920 e il 1938, però si è fatta 20 anni fa, non c'è è semplicemente qualcuno che si è ispirato alla riopittura. No, le do 20 euro per tutti e due, siamo lontani. Questo gli ho fatto delle foto perché non abbiamo portato tutto, no? Abbiamo questi due altre soggetti. Questo qui non è moderno, ma non mi interessa. Questi qua? No. E poi abbiamo questa tavola a bandelle. No. Neanche. No. Questa no. Quadernariato che fa coppia con questo? No. Questa neanche. Questo è il quadro che cui sopra? Sì, questo se me lo porta le faccio un'offerta. Questo 96. L'avete comprato dalla pittrice? No, da lei, da una casa d'asta. Ok, una casa d'asta. C'ho il certificato. Sì. Poi abbiamo queste sedie. Le sedie mi interessano, se me le porta le faccio un'offerta. Siamo in Inghilterra nell'Ottocento. Sì, sì, è un modello che si chiama Adam, è molto carino. Quante sono le sedie? Due. Okay. Questo dipinto qua è di un contemporaneo. È un dipinto? Sì, sì. È di un contemporaneo. Cioè dentro l'armadio c'è un dipinto? No, è il quadro. Ah, è un armadio, mi scusi, pensavo che fosse... E chi l'ha fatto questo quadro? Federico Giampaolo si chiama, è un ragazzo di... Se me lo porta le faccio un'offerta. È quello che ha fatto questo pure. Praticamente è un gemello se, di questo. Se me lo porta in visione le faccio un'offerta sulla base della qualità. Quello che ha fatto anche questo. Quindi idem, se me lo porta le faccio anche un'offerta. Questo deve pesare un accidente, è tutto legno. È tutto legno. Questo, okay. Se viene lei lo guarda, io lo do con piacere. Anche. Una cosa napoletana, ecco. E è stata regalata a mio padre da un personaggio, sì. Che poi a me ha regalato per il mio matrimonio qualcos'altro che però non si capisce, diciamo. Perché... È argento? Io credo proprio di sì, cioè un punzone, ma non si capisce bene. Allora... Ciao mamma. È stato questo posto. Mi può far vedere il punzone che non lo trovo? Io no, forse l'ha trovato mia sorella, io non lo trovo. Guardo sul cellulare perché mia sorella. L'ho trovato, l'ho trovato. Lo guardo un attimo con la lente. Mio fratello era mutile, insomma, si è se l'avessimo conosciuta prima. Perché? Perché abbiamo regalato un sacco di cose. Perché se le portasse. La verità è che avevo tempo molto limitato. Allora, il piatto è della metà del Settecento, una cosa fatta a Roma. Eh sì, perché mi pare che questo sia un sigillo papale, vero? Sì.
per quello che abbiamo potuto vedere noi. Lei dove l'ha acquistato questo? No, questo ci è stato regalato dall'allora presidente dell'ENPAM, mio padre era l'avvocato. Ok, un regalo. Che era napoletano. Certo. E infatti anche quando mi sono sposata io, lui mi ha regalato una cosa che a voce mi ha detto è ancora più antica di quella, però a me non sembra, perciò è mia personale quella, mentre questa è della mia famiglia. Consideri, le posso offrire se vuole 600 euro. Perché le dico la verità, io l'anno scorso, che avevo un po' più di tempo, sono andata da capendo nulla. Sì. E mi ha detto, guardi, le devo dire la verità, io la metto in asta, può anche venire fuori qualcosa di interessante, ma insomma la metto poco più del suo peso. Poi se non lo vendo... Allora, lei consideri, noi paghiamo subito, non sì, mettiamo... Sì. Secondo me questi sono oggetti che per quanto antichi, per quanto carini, più, tanto più del loro paese o oggi come oggi non fanno. Perché non c'è più la voglia di metterseli in casa e arredare con queste cose. Noi compriamo l'oggetto, non compriamo il chilo. Però ci dobbiamo, a meno che lei non mi porta una cosa strepitosa, ci dobbiamo attestare su quello che è il mercato dell'argento. Ho capito. Quindi più o meno è la stessa cosa, mi sta dicendo lei. Perché io devo riferire, no? Diciamo, magari un pochino di più. Adesso non so oggi quanto lo pagano. Però più o meno è quello. Allora, senta, le faccio vedere anche quest'altra cosa e poi eventualmente se lei mi fa fare un giro così io sì. Parlo con i miei fratelli, perché questo veramente è una cosa stranissima. Io vedo questa... Ma è una cosa fatta 50 anni fa. Appunto, perché mi dice è più antico di... Chi gliel'ha detto? Colui che me l'ha regalato, lo stesso signore. Beh, ma è un privato, non è un intenditore. No, certo. No, vabbè, però si è sbagliato. Era un proiezionista. Ecco, no, beh, questa è una cosa fatta 50 anni fa ed è una cosa che si compra e si vende a peso, non è una cosa va di bene, antiquariato. Allora io...